La giustizia politica è, in una democrazia, una forma di degenerazione tra le peggiori. È sempre esistita la giustizia politica in una forma o in un'altra. Molto spesso si è ricorso alla giustizia. Il principe, il monarca, il dittatore, partito, guida, ricorrevano alla giustizia per eliminare i propri avversari. Nella democrazia è avvenuto, italiana, è avvenuto un golpe postmoderno. Si è riusciti in modo sofisticato, ma in modo non meno violento, ad usare la giustizia per eliminare gli avversari politici. E si cerca ancora di usare la giustizia per eliminare gli avversari politici. In seguito ai... Lei vive ormai da 4 anni in Tunisia, ad Amamet. Si sente tradito dagli italiani? No, questo non posso dire una cosa simile. Mi trovo in una condizione che considero ingiusta, che considero assolutamente una... qualcosa che un uomo come me, che ha sempre lavorato per il suo paese, e ha dedicato praticamente tutta la vita, da quando era ragazzo, alla democrazia italiana, non merita nel modo più assoluto. Che a questa ingiustizia sia posto un giorno o l'altro rimedio, non lo so. Io mi preparo al peggio. Poi vedremo. Lei ha parlato di finta rivoluzione. Però... finta rivoluzione è quella di questi anni. Di questi anni. Degli... non finta, io non la chiamo finta, la chiamo falsa. Falsa. Falsa rivoluzione. Quindi ingiustamente... senza ideologia rivoluzionaria e senza rivoluzionari. E del resto, se lei dà un'occhiata a ciò che si muove nel teatro della politica italiana, lei troverà molti personaggi in ruoli chiave della politica italiana che appartengono, vita e morte miracoli, al precedente cosiddetto regime, che poi regime non era. Se da lei prima del 92 conosceva Borrelli? Io non l'ho mai conosciuto. Di Pietro? Non ho mai conosciuto. Però frequentavano gli ambienti socialisti, almeno di Pietro? Anche di Borrelli me ne venne a parlare il sindaco di allora, pregandomi di fare in modo... Sì, pregandomi di fare in modo di intervenire, perché aspirava a diventare capo della Procura della Repubblica di Milano e secondo Pilitteri aveva tutte le carte in regola per poterlo divenire, quindi Pilitteri mi segnalò con particolare calore la candidatura di Borrelli a capo della Procura di Milano. D'altra parte io però non sapevo cosa potevo fare se non segnalarlo ai compagni competenti dei problemi dello Stato. E, no, ma io non conoscevo nessuno di loro, di Pietro non avevo mai sentito nominare, non sapevo chi fosse, del resto non ero il solo. Ma secondo lei il pool è stato... Andreotti lo conosceva meglio. Era un andreottiano? Non lo conosceva meglio perché vedo che partecipava a Milano a un'associazione con la signora Fumagalli, deputato, fu la signora Fumagalli che era all'epoca un'andreottiana doc. E poi ho visto che partecipava al premio Fiuggi, di cui Andreotti era, se non era presidente, era qualcosa, era certamente un protettore importante di questo importante premio, e credo che Di Pietro fosse uno dei relatori ogni tanto a questo premio Fiuggi. Ma cosa è successo poi tra la magistratura, tra il potere giudiziario e la politica? Com'è che si rompono questi collegamenti? Cosa avviene? Ma io collegamenti per la verità non ne avevo mica tanti. Non collegamenti con la sua persona, collegamenti però con il mondo politico. Sì, certamente, ma lì quello che avviene in realtà è assai singolare. Praticamente improvvisamente si scopre che il sistema politico dei partiti, della politica, delle sue attività, dei suoi soggetti, delle campagne elettorali, tutte cose che avevano un costo, si scopre che chi l'alimentava era un finanziamento irregolare o illegale. Lo si scopre improvvisamente perché era stato così per decenni.
improvvisamente si apre un capitolo che è diventato ed è tuttora il capitolo principale che sta sul tavolo di questa, che sovrasta la vita della nuova Italia, questa Tangentopoli. Ma tutti lo sapevano, tutti erano informati. Ma lei lo disse anche nel 92 alla Camera dei Deputati. Perché non hanno voluto dare ascolto alle sue parole, o anzi hanno utilizzato le sue parole dicendo Craxi vuol buttare tutti giù insieme alla sua persona? No, cioè in quel modo lei spegneva Tangentopoli con quel suo intervento. Non volevo buttare giù nessuno, ho solo invitato a dire la verità. Però se tutti avessero detto la verità, Tangentopoli non sarebbe esistita. Si prendeva atto di com'era la situazione e si sarebbe deciso di porvi rimedio. La Malfa fece il partito degli onesti e poi fu inquisito. Appunto, insomma, no, tutti, molta gente ha mentito. Mentito per la gola. Ha continuato a mentire, alcuni spudoratamente, altri tacendo e altri fingendo di mettendo la testa nella sabbia, e quindi le cose sono andate come sono andate. Io ho detto la verità e sono contento di averla detta. Senta, nel 96 il 47% dei cittadini aveva fiducia nella magistratura, nel 98 il 37%, quindi in meno di 2 anni più del 10% dei cittadini italiani non credono più o non guardano più con fiducia all'azione giudiziaria. A me ha colpito, devo dire, in questi sondaggi di opinione ha colpito un dato, cioè che alla domanda la giustizia ha usato dei condizionamenti politici, sì o no? Il 60 e più per cento dichiara sì. E sono contento che la maggioranza abbastanza ampia degli italiani la pensa come la penso io su questo punto. È stata una giustizia politica, sono stati usati due pesi e due misure, si sono perseguiti degli obiettivi politici e ciò che è più grave ancora è che si stanno perseguendo degli obiettivi politici. Adesso sono cambiati i protagonisti, i mostri sono altri, tanto un mostro non c'è più, abbiamo spedito. E se ne sta al di là del mare, lasciamo che crepi lì. Altri mostri ci sono, uno dei mostri adesso è Berlusconi, è tutta la sua ganga, e quindi il capo dell'opposizione è sottoposto a un'aggressione politico-giudiziaria impressionante, tant'è che lui reagisce e cerca in qualche modo di farlo sapere, di difendersi, di farlo sapere. La giustizia politica è, in una democrazia, una forma di degenerazione tra le peggiori. È sempre esistita la giustizia politica in una forma o in un'altra. Molto spesso si è ricorso alla giustizia. Il principe, il monarca, il dittatore, il partito, guida, ricorrevano alla giustizia per eliminare i propri avversari. Nella democrazia è avvenuto, italiana, è avvenuto un golpe postmoderno. Si è riusciti in modo sofisticato, ma in modo non meno violento, ad usare la giustizia per eliminare gli avversari politici. E si cerca ancora di usare la giustizia per eliminare gli avversari politici. In